Buongiorno e buona domenica di Pasqua, buona Pasqua a tutti in questa prima domenica di aprile, 4 aprile 2021, superati da pochi minuti le ore 12 di oggi, quando al momento sto registrando, quindi ci dedichiamo questo video odierno parlando della Serie A di calcio maschile 2021. Stiamo arrivando all'sgoccio del campionato, 29ª giornata. Andiamo con i risultati e classifica. Alle 12:30 giocata a San Siro, Milan-Sampdoria 1-1. Alle 15 Sassuolo-Roma 2-2. Stessa fascia oraria, Napoli-Crotone, gran bella partita 4-3. Lazio-Spezia 2-1. Genoa Fiorentina 1-1, Cagliari Verona 0-2, Benevento Parma 2-2, Atalanta Udinese 3-2 alle 18, Derby della Mole Piemontese, Torino Juve 2-2 alle 20:45, Bologna Inter 0-1. Classifica attuale vede l'Inter che al momento veleggia a vele spiegate, primo posto, più 8 sul Milan 68, Milan 60, Atalanta 58, Juve 56, stessi punti per il Napoli che però occupa la zona Europa League, credo per differenza reti. Sesto posto, che vuol dire Conference League per la Lazio, è 52. Settimo Roma 51, ottavo Verona 41, nono Sassuolo 40, decimo Sampdoria 36, undicesimo Bologna 34, dodicesima l'Udinese 33, tredicesima il Genoa 32, quattordicesima la Fiorentina 30, quindicesimo il Benevento 30, sedicesimo lo Spezia 29. 17º Torino a 24, zona retrocessione. 18º il Cagliari a 22 punti. 19º il Parma a 20, chiude in coda. 20º il Crotone a 15 punti. Prossime partite nella settimana, tra 3 giorni, in particolare mercoledì, recuperi. Stessa ora 18:45 Inter Sassuolo, Juventus Napoli. Poi sabato e domenica, sabato alle 15 Spezia Crotone, alle 18 Parma Milan, alle 20:45 Udinese Torino. Domenica alle 12:30 Inter Cagliari, alle 15 Juve Genova, Sampdoria Napoli. Verona, Lazio alle 18, Roma, Bologna alle 20:45, Fiorentina, Atalanta. Quindi insomma, che dire? È ovvio che, come abbiamo detto anche nella classifica, diciamo che bisogna dare un ragguaglio di sicurezza per tutte quelle squadre che sono alla conferma di un posto nella UEFA Champions League della prossima annata. Sicurezza che ovviamente è da trovare per quanto riguarda tipo dalla terza alla settima, possiamo dire che c'è praticamente un trenino insomma. Il Napoli, che è squadra nostrana del sud, certo ci auguriamo magari la Champions, ma chissà, l'Europa League o la Conference non sarebbe male. Poi ovviamente squadre, ovvio, come il Verona, Sassuolo e Sampdoria, magari anche il Bologna, bel campionato. L'Udinese. Chi soffre di più ovviamente lì c'è una retrocessione che deve trovare sicurezza.
Il Cagliari, terza sconfitta di fila nelle ultime tre partite. Però la fiamma accesa per salvarsi. Cosa ovviamente che Torino si deve guardare bene appunto alle spalle. E il Parma, anche lei 20 punti, non la certezza già della Serie B, però il Crotone invece. Diciamo, certo, la difesa non l'aiuta, 74 gol subiti, insomma, è un cammino abbastanza molto molto complicato per Mister Cosmi. Che dire, quindi, noi ci vediamo al prossimo appuntamento e vedremo, come si dice, alla fine si farà un resumé, un resoconto di quello che appunto la stagione ha offerto al campionato. Prima di chiudere, volevo dire, come ho letto proprio massimo un'oretta e mezza fa, di come si prevede un rientro in proporzioni minime, ovviamente, del pubblico negli eventi sportivi dalla seconda metà di questo mese. Speriamo bene, chissà, anche nel Gran Premio di Formula 1, di vedere anche 500.000 tifosi. Va bene, manteniamoci al tavolo a pranzo, come si dice, non. Evitiamoci di belli gonfiarci troppo. Va bene, buon proseguimento e ci vediamo alla prossima. Ciao!